Allora, il recapone come al solito è uscito Thor Love and Thunder. Io ancora non l'ho visto, vi confesso, quindi appunto questa è la top 10 delle cose da ricordare prima di farlo. Lo vedrò questo fine settimana, come immagino tantissimi tra voi, ecco perché ho aspettato a farla. Quindi è quella per rinfrescare un pochino la memoria, soprattutto anche per me, però in particolare per quelli tra voi che magari non hanno seguito tutto quanto per bene e potrebbero dire: oddio mio, non ci capisco più una mazza, non mi raccapezzo più con sti 750 triliardi di film e personaggi. E quello che dice: oh, guarda chi si rivede! Io che penso, cazzo, eh? E sono qui per questo, ecco. Benvenuti su WatchMojo Italia. Mi raccomando, condividete il video con i vostri amici se vi piace. Fate un salto sul mio profilo Instagram che trovate qua sotto. Lasciatemi un follow se volete. Se volete fare due chiacchiere, mi trovate nei messaggi. E andiamo. Alla numero 10 abbiamo che a New Asgard è un po' un casino. Se vi ricordate come l'avevamo lasciata, no? New Asgard, no, ma tranquilli, non me lo ricordo manch'io. Però Thor in pratica ha sganciato le chiavi di casa Valkyria, che ora in pratica è tipo la capetta del nuovo insediamento asgardiano. Se non che in Spider-Man Far From Home, in uno dei momenti in cui Peter è un po' far dalla sua home e si sta menando coi cattivi, venendo inquadrato dalla TV passa la notizia sotto che a New Asgard c'è agitazione e la situazione è tumultuosa. Ora, non chiedetemi come cazzo sia possibile che Valkyria non riesca a gestire un villaggio di pescatori di quattro case in croce, perché quello che è New Asgard si vede anche, ma tant'è. Forse potrebbe essere un problema che richieda la presenza di Thor. Attenzione, che pericolo. You ever feel lost? Look into the eyes of the people that you love. Alla numero 9, i Guardiani della Galassia sono stati diretti a parte. Sì, anche se è Taika Waititi, il solito briccone, tra l'altro ha diretto anche il 3, se ricordate, a dirigere pure Love and Thunder, pare che le bricconate l'abbia fatta in compagnia di un altro ben noto briccone cazzone, ossia il nostro unico James Gunn, che siccome porterà in sala il terzo capitolo dei Guardiani l'anno prossimo, ha chiesto di poter aiutare a scrivere e dirigere i momenti della storia di Thor 4 in cui appaiono i suoi personaggi, per evitare di incasinarsi dopo con buchi di sceneggiatura e eventi che potrebbero non tornare nei Guardiani 3. Siamo al delirio totale. I due migliori registi MCU, e anche gli unici in effetti che lavorano per evitare incongruenze nell'universo cinematico Marvel. E domani cosa c'è? Un'invasione aliena? Alla numero 8, un twist egizio. Eh sì, perché pare che a suon di idee finite la Marvel piaccia questa idea di buttarci in mezzo tre quarti dei Pantheon dei fumetti che non si cacava nessuno, ma vabbè lo stesso. Quindi, visto quello norreno, buttamoci anche quello egizio. Potreste dunque chiedervi, vedendola in scena, chi diavolo sia Stabast, la dea che sarà nel film e che immagino Gorr il puzzone voglia macellare. Ecco, quella è la dea che ha dato in passato i poteri a Black Panther, rendendolo il primo Black Panther, rendendo gli wakandiani poi più fichi del mondo, e anche collegato ovviamente al Pantheon egizio che smazza superpoteri anche a mia nonna momenti che si vede in Moon Knight. Siccome Moon Knight potreste non averlo visto perché frega una mazza, vi capisco. Ecco, beh, adesso sapete chi è Bast, visto? Bastava chiedere. La numero 6. Un seguito di uno spettacolo molto atteso. Thor 3? Assolutamente no. Lo spettacolino che era in Thor 3. Se vedendo un momento in cui in scena ci sono Sam Neill di Jurassic Park vestito da Odino, il fratello di Chris Hemsworth, Luke, vestito da Thor, e Matt Damon imbistecchito con 30 kg di troppo, conciato come Loki, beh, sappiate che è una città uno dei momenti più demenziali del terzo film, in cui Loki, che in quel momento si stava facendo passare per Odino, aveva ordinato di mettere su una specie di teatrino in cui venivano decantate le sue gesta assolutamente eroiche, anche se non è vero. Quel momento è confermato, tornerà in una specie di cameo. E alla numero 5 comunque c'è un Loki a spasso. Ricordate che se vedete un Loki selvatico nel film apparire dal nulla, quantomeno per passare a fare un salutino, non dovete alzarvi in piedi contrariati in sala perché l'ultimo film che avete visto è Infinity War e urlare: oh, ma che succede? Loki gli ha spezzato l'ossicino del collo Thanos, è morto! Come cazzo è possibile? Perché dovete stare al passo con le 714 puntate di altrettante serie della Marvel, sciocchini. Lì scoprirete che le versioni di Loki sono tante. Quella del 2012 se n'è scappata col Tesseract in culonia, ma è stata acciuffata da tizi che, per farvela breve, controllano che nessuno faccia casini e sfanculi il continuum spazio-temporale, per usare gergo tecnico, e quindi lo ingaggiano per catturare un'altra variante Loki e lui diventa mezzo buono, però tecnicamente non dovrebbe fare un po' quello che gli pare nello spazio-tempo, ma è Loki e visto che non gli frega una mazza. Alla numero 4, chiaro, no? Comunque, un possibile Hercules appare? Dai! C'è infatti anche il Pantheon greco in questo film, è una saga proprio... And flip!
ormai cioè non manca più nessuno. Tana libera tutti per Diana, che forse potrebbe esserci pure lei a questo punto. Zeus infatti, come vedete, è il buon Russell Crowe, che più che bisteccone, lui mi sa che le bisteccone se le mangiate di che tinta. E se allora buttati in mezzo 30 dei ne buttassero mezzo 31 e ci fosse anche un vecchio amico nemico di Thor, almeno nei fumetti, ossia Hercules, che sì, appare più volte nelle avventure del dio del tuono, ci si picchia ma ci fa anche amicizia. E tutto questo per dire, raga, ma se ci fosse Kevin Sorbo della serie anni 90, ma io do fuoco al cinema per la gioia. E alla numero 3, Christian Bale pare sia da Oscar. Ok, questa era un'esagerazione bella e buona, l'ho sparata grossa. È il giorno in cui un film Marvel vincerà un Oscar non CGI, anche se gli Oscar ormai valgono personalmente meno del Bolivar venezuelano, sarà il giorno in cui trascenderò dalla mia forma umana attraverso della benzina e un accendino, in sala chiaramente. Comunque pare che Bale, l'improbabile che a suo tempo disse sta ceppa che faccio film della Marvel, e poi è finita a fare film della Marvel, evidentemente le bollette insolute, oppure ha letto per una volta una buona sceneggiatura, e che l'altro giorno tra l'altro se ne è uscito alla frase di un intervistatore: Christian, contento dunque di far parte ora dell'MCU? Dicendo, faccio parte di che? Ma proprio no! Benissimo, perfetto così. Sia al top, nonché un cattivo con cui empatizzi anche un botto. Insomma, un cattivo ben fatto nella Marvel. Cosa? E alla numero 2, un altro ritorno di Sif, la super guerriera. Qualcuno per caso se la ricorda? No, perché non se la ricordava momenti manco Jamie Alexander che la interpretava. Quindi se vi doveste trovare anche qui un attimo in crisi di fronte a una scena in cui c'è un Sif, hey, ma sei proprio tu? Quanto tempo? Combatteremo assieme di nuovo, e anche un altro po' di queste robette classicone, bofonchiando a quello al vostro fianco. Ma che minchia è sta Sif? Ma quello ne sa meno di voi? Beh, ecco, Sif era una non valchiria ma ugualmente potente, che nel primo film in particolare aveva un rapporto strettissimo con Thor e la sua famiglia. Poi non sa che fine ha fatto. Sif! You conniving, craven, pathetic worm! You did this! E la numero 1, un non finale, o ci mancherebbe, Chris Hemsworth macina soldi come se non ci fosse un domani, e dunque questo domani ci sarà e come. Però perché lui ha chiesto di poter continuare in un modo o nell'altro la sua serie nei panni di Thor, e la produzione Marvel Disney ha già dato il via libera, che concedetemi di dire è anche un po' anticlimatica come cosa, perché così posso già immaginarmi che Thor probabilmente non muore alla fine del suo film. Ora non ne ho la certezza, quindi felice di essere sorpreso come anche magari accadrà a voi, però certo, potrebbe evitarsi le nostre cose. Pare che questi nuovi buoni MCU, almeno quelli rimasti dalla vecchia fase, abbiano un'armatura contro tutto, la plot armor più gigantesca di sempre. Fammi crepa qualcuno, dai. These hands were once used for battle, now they're but humble tools for peace.